Buonasera e benvenuti alle nostre breaking news. Ancora un incidente nel pomeriggio di oggi lungo Via della Battaglia, la strada che collega Anghiari a Sansepolcro, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Due persone sono rimaste ferite. Una di esse è stata estratta dall'abitacolo e affidata al personale del 118. Per liberare l'altra e darle soccorso è stato necessario forzare la portiera del veicolo. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118. Sono 32 i nuovi casi di positività al coronavirus nella provincia di Arezzo, 288 i tamponi eseguiti, 59 le persone guarite, quindi il numero delle persone guarite è maggiore di quello dei nuovi casi. Un solo posto letto occupato in degenza Covid al San Donato di Arezzo, due in terapia intensiva. Il comune con il numero più elevato di nuovi casi è Arezzo, seguito da Cortona e Sansepolcro, 11 Arezzo, Cortona e Sansepolcro con 4. È stata finora un'estate a pieno ritmo per i volontari della Racchetta. Numerosi sono stati infatti gli interventi antincendio che hanno visto impegnati i componenti dell'associazione e il referente, il responsabile della sezione di Arezzo, ha affermato che questo è stato sicuramente l'anno più difficile e più impegnativo da quando l'associazione La Racchetta esiste. Si spera che le condizioni del tempo e magari anche un po' di acqua possano migliorare e rendere meno problematica la situazione. Queste erano le nostre breaking news.